allora è arrivato il momento del nostro talent. Siamo al momento del talent, sì. E allora lanciamo subito la sigla. Sigla. Allora, vedi, le nostre giurate ballano la sigla, prima, concerto, sì, sì, adesso ballano l'accendino. Proprio. Allora, le andiamo a presentare le nostre giurate friccicarelle, allora, friccicarelle. Roberta Murzilli, organizzatrice di eventi e presentatrice. Giovanna D'Urso, scrittrice, produttrice. La nostra bravissima e bellissima madrina, Marina Peroni. Poi abbiamo Alex Parravano, vocal coach, bravissimo cantautore. E Luisa Chillemi della Luis Recording Studio. Allora, resta con noi, chiamiamo anche gli altri, prego, veloci, venite accanto a noi. Prego. Allora, Emiliano. Vai, sentiamo colleghi. Sì, sono molto soddisfatta per le scelte che hanno fatto questi giovani. In alcuni mi è piaciuta proprio l'espressività, anche se alle volte l'emozione ha caratterizzato proprio alcune voci. Per cui io sono contenta, adesso ho dato una mia valutazione che poi insomma, vi daremo un verdetto grazie. Subito dopo. Giovanna. Abbiamo curato molto il look, questa sera ho notato, la vocalità è alta, diciamo di due personaggi, di due concorrenti, mi sono piaciuti tantissimo e vediamo adesso come andrà a finire. Che cosa accadrà? Non c'è niente da aggiungere, sono stati tutti bravi, anche se sinceramente io non ho trovato nessun abbinamento corretto tra la scelta della canzone e l'interprete. Dico proprio la verità. Quello che pensi. Alex. Allora, questo, Marina, è un compito molto arduo da portare a termine, questi abbinamenti. Belle le intenzioni, belle le interpretazioni. Ho sentito, non faccio nomi chiaramente, un paio di voci cosiddette ingoiate. Quindi mi raccomando, veramente un consiglio spassionato da vocal coach, ripartire sempre dalla respirazione diaframmatica, quella corretta, la voce deve essere libera di uscire. Luisa. E il livello come sempre molto alto, soprattutto hanno dato una buona interpretazione. Grazie. Emiliano, io vorrei che anche tu dessi il tuo giudizio però questa sera. Non c'è molto da aggiungere a quello che hanno già detto loro. Mi piaceva sottolineare una cosa che ha notato Roberta e che ho notato anche io e che secondo me che, ha detto che ha notato emotività nel cantare, nell'interpretare i pezzi. Questo certe volte porta la voce magari ad avere delle inflessioni particolari che però in alcuni casi come in quelli di stasera dal mio punto di vista se non altro sono state belle anche da ascoltare perché comunque danno appunto la prova dell'emozione che si sta che hanno provato. Grazie, grazie a grazie tutti, a tutti ci vediamo più tardi. Emiliano poi sarai tu a portarmi busta e verdetto naturalmente. Grazie, grazie per l'occhio. Emiliano, vieni accanto a me. Sì, scusatemi, mi passate dietro così non ecco parlo. Qui. Eccomi. Allora, volevo un attimo fare una precisazione sul regolamento del New Talent. Dunque, il ragazzo o la ragazza che vincono le puntate passano successivamente al turno dopo, diciamo direttamente, scusate. Gli altri ragazzi però avranno la possibilità di essere ripescati con un confronto di voti nella loro sezione, quindi comunque hanno ancora una chance per rientrare in gara anche chi non dovesse vincere. Mi sembra molto giusto ed interessante. Bene, io adesso, per quanto riguarda questa puntata, sera, io adesso chiamerò due nomi. I nomi che chiamerò si metteranno uno a destra e uno a sinistra di Paola e poi diremo chi è il vincitore. Dunque facciamo allora, un passo avanti. Deborah Loizzo e Matteo Lambertucci. Ah, ecco. Bene, una ragazza e un ragazzo. Allora, a questo punto dovremmo avere anche uno stacchetto. Un piccolo stacchetto. Sì, che ci porta poi alla proclamazione. No, Giovanna, non è l'uomo, mi dispiace per il tuo canto molto libero. Ma dovremmo avere uno stacchetto che ci porterà direttamente alla proclamazione di uno dei due. Vediamo un po', fammi vedere.
Ok, benissimo. Datemi le manine. Voilà. Vince questa puntata numero 222 del Festival Italia e Musica, Deborah Loizzo! Ma bravi tutti, complimenti! Bella questa stretta di mano, molto sportiva. Grazie, complimenti a tutti ragazzi. Emiliano! Eccoci, anche questa sera abbiamo trovato il nostro vincitore e noi con il New Talent ci vediamo alla prossima settimana, la prossima puntata. Ma grazie, sei bravissimo, come musicista ma anche come conduttore. Grazie. Bravo. Cosa faresti se dovessi ricevere un'eredità, Emiliano? Beh, oddio, credo che seguirei il consiglio che ha dato Sandro. Ci sono veramente tante associazioni che aiutano soprattutto, non so, i bambini nel terzo mondo, gente che ha bisogno veramente di un aiuto concreto per riuscire, non dico a vivere, ma addirittura a sopravvivere. Quindi sì, seguirei assolutamente il consiglio di Sandro. Anch'io farei così, mi associo totalmente, è vero, bravo. Un bel pensiero, soprattutto in questo periodo, rivolto a tante persone che vivono in uno stato di forte disagio. Senti, tra pochissimo ci sarà il secondo momento dedicato alla nostra gara. Quindi tu questa sera non voti, però esprimi un giudizio. Mi hanno strappato ai miei amici e colleghi della giuria stasera, però insomma, da quello che abbiamo visto nella prima manche, credo che sarà un compito arduo, perché allora vogliamo vedere chi è il quarto concorrente o la quarta.